Oltre il Festival, in diretta da Sanremo. Allora, certe notti puoi anche restare solo. In queste notti solo non resti mai, perché c'è il Festival di Sanremo e di giorno c'è Oltre il Festival con Marco Guacci, Claudia Cesaroni, ma con Ascanio che è qui con noi. Ciao. Ben arrivato su Radio Norba. Ciao amici di Radio Norba, ciao a tutti. Giovanissimo e talentuosissimo. Anche lui un artista pugliese. Esatto. Quest'anno, insomma, non sei in gara al Festival di Sanremo, però hai un bellissimo progetto e dei grandi programmi per il futuro. Certo, ci proviamo. Ma veniamo dall'inizio, ecco, però, prima di arrivare al futuro. Dalle origini. Facciamo un passo indietro e vediamo infatti le origini, approfondiamo un po' queste origini. Ho iniziato lo scorso anno vincendo la sfida nel programma di Maria De Filippi Amici e poi ho tirato fuori un po' di singoli e adesso con il brano Margot abbiamo raggiunto 7 milioni di streams. Senti, ma raccontaci come nascono le canzoni di un ragazzo così giovane, delle canzoni così fresche, così coinvolgenti, con questo modo di usare le parole che ci piace tanto. Cerco sempre di esprimermi con semplicità, racconto la mia vita quotidiana, quindi per me è semplicissimo poter descrivere queste situazioni, ecco. Quanto serve fare un'esperienza come quella che hai fatto tu, Ascanio? È stata un sacco formativa, infatti ci tengo a ringraziare tutti perché lavorare ogni giorno con dei professionisti è una cosa bellissima e non posso che ringraziare. In questi giorni a Sanremo stai dando un'occhiata in giro, stai prendendo le misure? Esatto, sì, prendiamo le misure, magari, chi lo sa, tra qualche anno tocca il grande anche a noi. Sogno. Esatto. Quindi nei progetti futuri, adesso parliamo di quelli concreti, di quelli che ti aspettano nei prossimi mesi. Sì, adesso abbiamo fatto un'ultima uscita, okay, che si chiama Alice con Look 3 e il brano sta andando molto bene. È il 28esimo suono più usato in Italia su TikTok. Wow. Quindi spingiamo questo brano e poi andiamo con nuovi singoli e magari di nuovo un'altra collaborazione con Look. Noi su Radio Norba adesso ascoltiamo Margot. Che cosa c'è dietro questo titolo? Questo titolo è un po' particolare. L'ho scritto per una ragazza e poi non è andata benissimo. Non è andata benissimo. Ma è andata benissimo? Cioè dopo che l'hai scritta o prima? No, è andata benissimo appena l'ho scritta. Poi dopo un po' non è andata. Ma lei lo sa che questo è per lei il cielo? Sì, cioè, si chiama Margot. Sì, lo sa. No, magari poteva essere un nome di fantasia. Ha cambiato il nome, infatti. No, quindi, non si chiama proprio precisamente Margot, ma... Come si chiama? Vedi? Si chiama Martino. Ciao Martina! Guarda che ti perdi. Questa canzone è per te, adesso magna delle mani. Grazie Ascanio. Grazie. Buon Sanremo anche a te. Grazie mille. Oltre il Festival, in diretta da Sanremo.